Mi chiamo Mario, sono italiano, ho 60 anni. La mia storia, diciamo che io sono infermiere, quindi mi interessa molto tutto quello che serve per mantenere la salute senza intervenire con farmaci, interventi, eccetera. E ho cominciato a pensare al digiuno nel 2019 perché a causa di una malattia particolare ho dovuto fare una cura di farmaci molto molto intossicanti. Quindi, finita questa cura, avevo deciso di utilizzare il digiuno per disintossicarmi. E lì, conoscendo appunto i libri del dottor Filonovo, ho letto il trattato che era stato tradotto in Italia e ho fatto 5 giorni autogestiti a casa mia. Non ho avuto problemi particolari e quindi ho messo, diciamo, in cantiere la possibilità in futuro di andare a fare un ritiro direttamente da Filonom. Questa opportunità la sto sfruttando perché soffro in questo momento di ipertrofia prostatica benigna e quindi volevo da un lato migliorare questo disturbo e dall'altra parte imparare tutti i fondamentali per poi praticare in autonomia il digiuno secco. E io sono al primo giorno di ritiro e al quarto giorno di digiuno. Praticamente ho mangiato l'ultima volta a casa e poi dopo, già il giorno del viaggio, ero già in digiuno. E cosa che tra l'altro ho apprezzato particolarmente perché viaggiare senza avere la problematica di mangiare, bere, eccetera, è molto più semplice, anche perché il cibo che si troverebbe a comprare non è adatto per la preparazione al digiuno. La mia preparazione al digiuno è durata grosso modo una settimana in cui ho mangiato abbastanza leggero, cibo vegetariano, però ho cenato comunque fino alla vigilia della partenza. E oggi mi sento abbastanza bene, però sento che l'energia è un pochettino in calo e anche la voce si sente un pochettino impastata perché la saliva comincia a essere un po' molto spessa, a mancare un pochino. Ma non devo dire che non c'è malessere. Oggi ho fatto anche la prima esperienza di massaggio viscerale, molto rilassante, in particolare. Niente, stiamo a vedere se nella notte dormo. Ecco, una cosa che devo dire, il mio sonno è un po' disturbato in questi giorni. Generalmente dormo un'ora e mezza, poi mi sveglio un'ora e mezza, magari dormo 2 ore, poi mi sveglio un'altra ora e mezza. Quindi mi aspetterei, magari nel corso del ritiro, di migliorare anche il sonno. Ciao, sono al secondo giorno di ritiro e 5 giorni di digiuno. È una giornata un po' dura perché ho dormito malissimo, avrò dormito circa 4 ore nella notte e si sente anche dalla voce che è un po' impastata perché c'è proprio pochissima saliva, le corde vocali sono molto 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 impastate. E devo dire che l'energia è altalenante. Però c'è stata, sono riuscito comunque a fare diverse riprese, circa 6 km di camminata. E spero questa notte di recuperare il sonno. Per il resto, veramente zero problemi. Questa sera abbiamo provato altre due tecniche di naturopatia, che vedremo gli effetti. E ok, direi che possiamo chiudere qui. 6 giorni di digiuno e 3 giorni di ritiro. Allora, anche stanotte il sonno è stato molto disturbato e ho dormito un paio d'ore, poi sono stato sveglio un paio d'ore. Avevo un po' caldo e sono uscito una mezz'oretta a raffreddarmi in spiaggia. E poi quando sono tornato a letto ho ancora dormito un'ora e mezza, poi stamattina 5:30 ero sveglio, quindi ho dormito grosso modo 4 ore. L'energia rispetto a ieri, oggi era migliore e stamattina infatti sono stato tutta la mattina in giro camminando quasi 9 km. E nel pomeriggio ho preso un po' di sole. Il sintomo più fastidioso oggi è l'amaro in bocca e la bocca veramente secca, secca, secca. E poi si è presentata questa cosa qua di aver avuto due o tre piccole scariche di materiale mucoso. E che penso sia materiale che insomma deve uscire. La mia
naturopatia oggi è stata intensa perché il massaggio alla schiena, le coppettazioni, la morsicatura con la Vespa, ho sentito insomma una, come dire, una buona stimolazione. Ho detto adesso mi aspetto di andare a dormire e dormire meglio. E vediamo domani com'è l'energia, se è migliorata o no. Settimo giorno di digiuno, quarto giorno di ritiro. Sto bene, stamattina avevo parecchia energia, oggi in 3 sessioni farò quasi 12 km di camminata. Il sintomo, diciamo, più fastidioso è la bocca secca e amara. Quello è il sintomo più fastidioso in certi momenti. Poi ho un grossissimo desiderio di bere qualsiasi cosa e il sonno purtroppo è ancora un disastro. La notte scorsa avrò dormito 2 ore con dei piccoli quarti d'ora. Niente, speriamo che questa notte si dorme qualcosa in più. Ciao, ottavo giorno di digiuno e quinto giorno di ritiro qui in Montenegro. Io sto bene. Anche se oggi sono un po' più prostrato, sì, ho sempre il problema di non riuscire a dormire bene. La notte scorsa ho dormito in totale 2 ore e mezza, fatto sempre a pezzettini. E la cosa particolare che non avevo mai provato era il calore. Ho avuto l'esperienza del calore, quindi sono stato nudo tutta la notte sul letto il più possibile, prendendo aria. E al mattino poi siamo andati a camminare prestissimo, alla fine oggi abbiamo totalizzato quasi 13 km di camminata in vari momenti. Anche adesso, prima di andare a dormire, faremo ancora qualche decina di minuti di camminata. E questa mattinata appunto ho fatto la prima abluzione che dal mio punto di vista mi ha fatto molto bene perché mi ha un po' restituito una sensazione di rilassamento. Mi ha fatto dormire una ventina di minuti e quindi penso che continuerò insomma a provare ad applicare questa cosa. Sintomo più fastidioso è la secchezza delle fauci. Oggi il vento era particolarmente secco e quindi questo sintomo si è fatto sentire molto ma molto di più. Nono giorno di digiuno e sesto di ritiro. Si sente dalla mia voce che sono provatissimo perché ormai tutte le mucose sono secchissime e oggi è stato un giorno durissimo. La notte ho dormito pochissimo, 1 ora e mezza in tutto. E la giornata oggi sono riuscito comunque a camminare in tutto circa 12 km in più riprese, ma l'energia è a zero. Praticamente devo fare attenzione quando mi alzo perché mi gira la testa. E poi il fiatone, appena un minimo di sforzo c'è subito fiatone. L'umore è un pochettino flesso, però speriamo di dormire un po' questa notte. È tutto. Allora, settimo giorno di ritiro e primo giorno di uscita. Quello che sto vivendo è totalmente nuovo e non me l'aspettavo assolutamente. L'esperienza particolare è quella di risentire l'acqua che circola all'interno del corpo e questo sviluppa anche tutta una serie di dolori che erano stati anticipati dal dottore, tra l'altro. Ma per me, sono in una condizione mentale dove accetto tutto quello che arriva e mi dà un senso di vitalità, di presenza, di connessione con tutto. Anche il tempo meteorologico oggi è veramente particolare, ci sono dei venti che sfiorano i 100 all'ora, e però mi sembra tutto così armonico che posso proprio dire che se c'è l'armonia dentro, automaticamente è tutto armonico anche fuori. E niente, per il resto giuro, non mi aspettavo fosse una situazione così delicata l'uscita, ma è un grande regalo
terra, perché mi dà la sensibilità di capire cosa è successo finora, perché veramente mi sento come una persona che ha ricevuto probabilmente decine di interventi chirurgici e adesso è in fase di ripresa, in fase di guarigione. Ma fa tutto la natura, non dobbiamo fare niente noi. Grazie a tutti. Allora, dico io, 8º giorno e 2º giorno di uscita. Allora, come sto? Direi che sto bene. Ho un'estrema sensibilità al freddo e purtroppo oggi il tempo è assolutamente un tempo ventoso e freddo, quindi ogni volta che esco ho sempre questi spasmi proprio da freddo. Per il resto no, sto perfettamente bene, sto mangiando quello che viene proposto man mano e sto capendo tante cose che stanno dietro a questo tipo di pratica che, pur avendo letto molti libri, non avevo assolutamente capito. Molto utili anche i briefing in cui si possono fare le domande, in cui si possono approfondire proprio il tema della... Per cui niente, una giornata bellissima, ma c'è ancora un po' di sofferenza, quello sì. Direi che in totale mi sento bene, diciamo, al 60% della... di quello che mi aspetto. Allora, sì, 9º giorno di ritiro e 3º giorno di rientro alimentare. Come mi sento? Mi sento bene perché sento che l'energia sta tornando e soprattutto oggi, in parte anche ieri, ma oggi di più, sento il recupero a livello mentale. C'è una mente assolutamente pacata, limpida, e pur essendoci tantissime sensazioni anche spiacevoli nel corpo, dal freddo, qualche dolore che va e viene, eccetera, però c'è questa stabilità mentale che mi sta veramente aiutando. Sto continuando con la fisioterapia, le sanguisughe, eccetera, quindi anche quella parte lì sta andando avanti. Devo dire che questa esperienza di digiuno secco, detta in una parola, è stato un viaggio dentro me stesso e soprattutto un superamento continuo dei miei limiti mentali. Quindi da quel lato lì è un'esperienza che mi sta toccando profondamente. Poi vabbè, io arrivo dal mondo della medicina, quindi conosco anche alcune cose del corpo, eccetera, quindi capisco anche certi meccanismi che stanno dietro a questa cosa, ma è meraviglioso il fatto di poterla recuperare in una condizione così semplice e umana come la sto sperimentando qua. Giorno 10 del ritiro e 4º giorno di rientro. Oggi l'energia è tornata e mi sento molto meglio, sono riuscito a camminare qualche chilometro e anche l'alimentazione comincia a funzionare bene, anche l'intestino si è rimesso a funzionare meglio, la digestione funziona, ho dormito meglio, dal punto di vista proprio emotivo sono assolutamente tranquillo e ripensando a questa esperienza devo dire che ho ricevuto molto di più di quello che pensavo. Avevo l'idea, sì, insomma, in qualche modo di essere a contatto con uno staff che avrebbe provveduto a me, eccetera, però quello che ho ricevuto sia sul piano umano che sul piano tecnico ha ampiamente superato le mie aspettative. E come dicevo prima, appunto, insomma, sapevo di essere a contatto con uno staff, con un medico, con delle massaggiatrici, quindi con tutta l'assistenza possibile, però ho ricevuto molto di più. Un'altra riflessione che mi viene da fare è quella relativa al cambiamento sociale che ho visto tra i primi giorni e gli ultimi giorni. Ormai siamo una famiglia, pur provenendo da diverse parti del mondo, pur provenendo, non avendo barriere linguistiche di tutti i generi, però socialmente sembriamo una famiglia.
E questo per me è bellissimo perché è guarigione. C'è buona parte della malattia di oggi è legata proprio all'isolamento che le persone vivono. E attraverso questa esperienza mi ha fatto capire che effettivamente il fatto di condividere la difficoltà insieme crea legame ed è probabilmente la vera cura per la pace nel mondo. Non sono le armi, ma probabilmente mettere le persone insieme e farle camminare insieme. Per il resto, niente, adesso ho voglia di tornare a casa. Io ho un nipote, una moglie, insomma, sono 15 giorni esatti ormai che sono fuori casa, quindi ho anche voglia di tornare a casa. E mi sono piaciute tra l'altro le ultime lezioni del dottor Filonov su quello che è un po' il suo modello di salute, no? Sia psichico, sia alimentazione, sia individuale, che si rifà sicuramente a dei saperi molto molto antichi, che probabilmente erano comuni in Europa, ma poi pian piano sono andati persi. Mi ha dato anche molta fiducia, devo dire, la sua conoscenza della medicina naturale, che ormai nei medici della sua età non esiste più, perché ormai i medici che hanno, insomma, 50-60 anni hanno già studiato sui libri di Big Pharma, non hanno studiato sui libri dell'università e quindi hanno tutta una serie di sovrastrutture che purtroppo servono più a fare soldi che a fare salute. È chiaro che, insomma, se mi capiterà di parlare con amici, con persone che mi conoscono, eccetera, il digiuno non è per tutti, perché implica un cambio a 180 gradi dello stile di vita, che è la cosa che la gente nel 2023 non vuole fare. La gente vuole prendere una pastiglia, vuole fare un intervento, ma non vuole cambiare stile di vita. E quindi il mio messaggio che porterò con me sarà proprio questo. Guardate che la prima medicina è lo stile di vita. Poi mettete tutto il resto, quello che volete, ma la prima medicina è lo stile di vita, ma su delle conoscenze che abbiano delle radici profonde, non su delle conoscenze di moda, tipo quelle che leggi sui giornali settimanali, maschili, femminili, di salute, di questo, di quest'altro. È un tema che sarebbe bello affrontare, no? Io lo vedo tanto anche nel mio campo. La gente è in cerca del super fattore, io lo chiamo, cioè la cosa che sistemerà tutto. Sei malato, ti guarirà. Sei povero, ti renderà ricco. Sei cosa? Cioè, un'unica cosa che ti risolve la vita. Tutti sono alla ricerca di quello e tutti vendono quello. Chi è che non vende un integratore miracoloso, un intervento miracoloso, una psicoterapia miracolosa, piuttosto che una dieta, e sono tutti alla ricerca di questo super fattore. La realtà, secondo me, è che noi dobbiamo recuperare equilibrio, equilibrio dal punto di vista psichico, dal punto di vista fisico, sociale, tutto lì. Perfetto, undicesimo giorno di ritiro e quinto giorno di uscita, quinto giorno di rialimentazione. Oggi è una bella giornata, c'è stato il sole, sono riuscito a camminare praticamente quasi 10 km e l'umore sta sempre migliorando, sempre di più. La cosa che ci si accorge è che mangiando 3 volte al giorno c'è meno tempo per fare altre cose, perché alla fine la nostra vita è scandita su questi 3 tempi, colazione, pranzo e cena, quindi quando non si facevano c'era più tempo per certi versi. Cosa dire del ritiro? Ritiro, da un lato sono contento, insomma, che finisca perché voglio tornare a casa, ma da un lato ci lascio un po' il cuore a questo ritiro perché è stato un momento di profondo contatto con me stesso, con la natura, col mio passato, in parte anche col mio futuro, perché alla fine digiunare è anche prevenzione, quindi è anche occuparsi della propria salute prima che ci siano i problemi. Dal punto di vista, poi la cosa che mi stupisce sempre è l'effetto dei massaggi della naturopatia collegata con il discorso del ritiro del digiuno secco, che effettivamente aggiunge e amplifica i benefici del digiuno stesso. Se dovessi fare un regalo a una persona a cui voglio bene, gli regalerei
un soggiorno di digiuno secco, ma sono sicuro che è difficilissimo che una persona accetti, perché bisogna scegliere da dentro questo tipo di percorso. Non è una pillola che si prende il lunedì, il martedì, il mercoledì o una puntura che si fa il sabato o cose di questo genere. È un qualcosa che ha a che vedere con ristrutturare il proprio stile di vita e soprattutto andare un po' contro quelli che sono i nostri pregiudizi. Ancora oggi, se uno sfoglia un manuale di medicina, c'è scritto che dopo 6 o 7 giorni senza acqua sei morto, insomma. E sono i libri su cui studiano i medici, quindi immaginiamoci l'imprecisione che c'è a livello scientifico sul digiuno. Per cui aver incontrato Filonov e tutta la sua organizzazione, che invece ha esperienza di anni e anni e anni, probabilmente di decenni in questo campo, è stata veramente una grandissima fortuna. Per cui niente, la mia intenzione è assolutamente di continuare a utilizzare questo metodo come prevenzione e come cura anche. Nel mio caso lo sto usando sia come cura che come prevenzione, ma in futuro è non so, se devo far venire voglia a qualcuno di fare un digiuno secco, potrei dirgli solo questa cosa, cioè avere un chirurgo senza bisturi è l'ideale, perché alla fine il digiuno secco è chirurgia di altissima precisione senza bisturi. Tant'è che la mia sensazione, insomma, adesso è quella di essere un convalescente, come uno che ha subito degli interventi, ha subito delle operazioni chirurgiche, deve semplicemente riprendersi. È interessante anche la cosa che mi ha rifocalizzato sulla capacità guaritrice della natura, che ormai nel mondo contemporaneo è completamente dimenticata. Si sembra che chi ti guarisce sia il medico, la medicina, l'intervento, ma in realtà chi ti guarisce è la natura. E quindi da quel lato lì anche riprendere fiducia nella qualificare l'alimentazione, qualificare lo stile di vita, qualificare il sonno, qualificare l'ambiente, l'aria, l'acqua che si beve. Quindi andare a occuparsi di se stessi, volersi bene non in senso narcisistico, ma in senso proprio di amore per la vita, è un insegnamento che mi ha dato questo soggiorno. Grazie. Sesto giorno di uscita e 12° giorno di ritiro. Allora, l'energia veramente sta aumentando. Anche se ho ancora qualche piccolo scompenso sulla pressione che mi fa girare un po' la testa tra quando mi siedo e mi alzo, la fame sta tornando in maniera veramente buona e la notte devo dire che l'ho trascorsa, ho avuto dei risvegli, ma tutto sommato ho dormito anche bene. Stamattina ho camminato 8 km. E mi sto godendo la giornata. La mia mente è assolutamente tranquilla, pacata, nonostante i disservizi aerei, non mi sto crucciando di questa problematica qua. È ora di tornare a casa. Come tutte le cose che iniziano, devono anche finire, e sono contento, insomma, in qualche modo che di quello che ho preso, di quello che ho dato, e starò a vedere i risultati che arrivano. Cercherò di rimanere anche un po' in strada, perché qui è facile rimanere in strada dal punto di vista alimentare, di ritmi di vita, eccetera, ma poi nella vita normale, quando si lavora, eccetera, è un po' più difficile. E so che devo in qualche modo apprendere qualcosa, tipo stamattina abbiamo fatto. Ci hanno insegnato alcune pratiche di massaggio viscerale, eccetera, che sono delle pratiche, diciamo, di salute da portare avanti poi a casa nostra. Il risultato viene dalla pratica, non dal fatto di saperle. E quindi anche quello sarà un'ulteriore possibilità in più per autogestire la salute. Purtroppo la tendenza è quella lì di delegare la propria salute ai medici, alla medicina, al servizio sanitario, eccetera, ma quello purtroppo sta dando cattivi risultati perché è un'industria e non più un servizio alla persona. Quindi ormai è la medicina che ha bisogno dei malati e non più i malati che hanno bisogno della medicina.
E quindi diciamo, spero di riuscire che questa esperienza mi aiuti a uscire un po' da questa trappola occidentale. Ah, alla prossima.